saluto a tutti. Il giorno di Fassuoli Cat è il terzo giocatore che presentiamo quest'anno, quindi dopo Baranovic, dopo Starovic è arrivato appunto il giorno di François. Vi anticipo che venerdì della settimana prossima sarà a Verona Uros Kovacevic e presenteremo anche lui, ma di quello appunto ne parleremo la settimana prossima. Intanto Piero, diamo il benvenuto a François, che è il suo primo giorno qua a Verona, quindi intanto benvenuto a Verona. Bene, allora grazie a tutti, grazie intanto a François di avere accettato questa sfida, che è il progetto Blue Volley 17, che ci vede, diciamo, sempre più impegnati e sempre più diciamo dentro il progetto per raggiungere i risultati che ci siamo prefissi. François è un giovane, è una persona sulla quale noi puntiamo, come del resto tutta la nostra squadra. Fa parte di questo progetto, quindi ha un accordo con noi di 2 anni, per poi evidentemente proseguire qualora le condizioni ci saranno. La nostra società vuole investire sui giovani, vuole investire sui giovani talenti, e François è uno di questi. Nel panorama della pallavolo europea Under 23 riteniamo che sia uno dei giocatori più interessanti. Io ripeto, questa è una squadra, la nostra è una struttura che deve crescere e deve migliorare, e lo facciamo anche attraverso le esperienze e le competenze dei giocatori che saranno con noi. Il nostro allenatore Andrea Giani è stato ha caldeggiato l'arrivo di François, lo conosce, l'ha visto, l'ha visionato, e quindi per noi è una garanzia. Sappiamo perfettamente, François arriva dalle esperienze degli europei, diciamo delle Olimpiadi europee di Baku, ha un'esperienza di gioco con la sua nazionale di buon livello, e siamo fiduciosi e aspettiamo veramente l'inizio della nostra stagione per vedere effettivamente la bontà delle nostre scelte. Grazie a Piero, oggi ho voluto essere qua presenti anche per dare il benvenuto a François, un compagno di squadra che è Dan Zingel. C'è naturalmente anche la rappresentanza della proprietà con Luca Bazzoni. Io adesso lascerei la parola a François. François, naturalmente madrelingua francese, parla benissimo inglese, sta studiando italiano, forse è ancora un po' presto, però magari qualche parola in italiano, un saluto in italiano poi ce lo farà, se è Piero che ha bisogno insomma delle traduzioni eccetera. Io adesso lascerei la parola a François per un saluto e successivamente spazio alle vostre domande. Si tu veux dire quelque chose, ouais. Je peux traduire. Je parle en anglais ou... Oh, comme tu veux. En anglais. I'm just want to say I'm glad to be here. I'm glad to be in this team, in this city. It's amazing. It's a new experience for me, the first abroad, and I'm really happy to be in this team, this championship. So yes, what can I say? Just I'm impatient to start the season. È molto contento di essere qui, per lui è la prima esperienza all'estero, ha fiducia in quello che faremo ed è assolutamente ansioso di incominciare la stagione. Sì, qualche domanda? Qualche domanda? Sì, sì, se vi presentate come al solito. Per affrontare Corriere del Verona. Corriere del Verona is one of the two newspapers of Verona. Ok. Your first experience in Italy, first experience abroad. You were in Holland and Netherlands, but time in a great league. What about your expectation for this new misadventure for you? My personal expectation? In person. Yeah, I'm here to improve. I'm not starting sixth. I'm a third outside here, so I'm here to improve.
and I think I made the great choice. I have experienced player. I mean, experience in the international scene when I see the two concurrents. So I'm sure I will learn a lot with them, and also the coach is an experienced coach. So yeah, I think I'm here to improve. I'm not here to prove something. I'm just here to progress, and I'm glad to do it. Fondamentalmente qui per migliorare. Lui ha grande fiducia nella società, grande fiducia nella squadra e nel tecnico logicamente, ma è qui per dimostrare che può migliorare. Non deve dimostrare di essere un giocatore fatto, ma è qui per migliorare. E questo per noi è anche una garanzia di serietà. Another question. Some way you will take the place of a guy from your country, Sandro. You speak with him about Verona in these weeks, these days. Yeah. I asked him how it was here. He told me it was a really good club. He told me only good thing about here. And also, I thought I would maybe play with him because he told me he would maybe stay. But yeah, he left. But he just told me good thing about the club, and I don't feel anything that can go wrong here. Dice, ha solo ricevuto pareri positivi da Sam. Non ha assolutamente niente di negativo che gli è stato detto. Questo è. Ciao, Edoardo Cristani, Sport in più. Una considerazione visiva, assomigli moltissimo secondo me a Zlatan Ibrahimovic. Così. Io non like. Ok. Like Ibrahimovic. Da lì parte la domanda. Anche l'occhio, il sorriso. Ma da lì parte la domanda. Caratterialmente, che tipo di giocatore sei? Which kind of player you think you are? I think I'm more technical player. My physique is more as a spiker, but I'm not so explosive. So I think I have to go more for the technical stuff. I've been working a lot on it. So now my strong point is the reception, but I have also a lot of possibility in spiking. So it depends in the eyes of the coach what's best for me. Lui è un giocatore tecnico, un giocatore non fisico, però è un buon ricettore e vuole anche migliorare le sue caratteristiche grazie agli allenamenti che farà col nostro allenatore. Sei cattivo come giocatore, sei cattivo. Strong player, bad boy. I don't know, we will see. I've been told I should be more bad from some coach, but I'm working on it. Yeah. Dice che ci lavora. Grazie. Speriamo non c'è l'attivo Ibrahimovic. No. Anche se... like Zlatan Ibrahimovic. That is the reason why he asked for it. Marzio. Marzio Perdellini, l'Arena di Verona. Io vorrei sapere se conoscevi già o conosci già qualche giocatore in Calcedonia, quali sono i tuoi modelli di giocatori che fai lavoro, quelli che ti piacciono di più. I would like to know if you know someone from our club, some player are playing here, and which is your model as a player? I don't have really models. I just want to take some experience from other players. I'm not the type of guy that think this guy is amazing, but for sure, I think Kovacevic and Sander are two players I can learn a lot of. I cannot say I'm really fan of one player, but I'm really excited to start and to see how those players are. I'm preparing, leaving also. I'm here to learn and I'm glad to learn from those guys. Dice, non ha dei modelli, non è che ha un idolo a cui ispirarsi. Lui vuole prendere dai giocatori le cose positive. Sander e Kovacevic per lui sono due ottimi giocatori dal quale può imparare. But you know other guys from this club? Yeah, I know Baranovic, Starovic. Baranovic, Starovic. Zingwell, Anzani. Pesaresi. Pesa. You met him in... I met him in Baku, but I didn't spoke to him. I didn't speak to him. The rest, I don't really know the rest of the team. I know the coach for sure, but the rest I don't know by name. Ok, conoscerà appena ci raduniamo. Mi ho una curiosità anch'io, Alessandro, che te ne vede di nuovo.
Volevo sapere che cosa ti ha convinto, cioè perché hai scelto di venire a Verona, il motivo che ti ha spinto a venire qua, si sta costruendo una grande squadra, no? Con grandi obiettivi, grandi prospettive. Yes, I was looking for a club that can teach me a lot. I think I'm still young, so I wanted to take a club where I could grow, and I think this club fit perfectly my conditions. There is a good coach, a good team, a good structure. I wasn't looking for just a team to take my money, just to live good. I wanted something professional, something where I could learn to play volleyball, and I think this team is perfect for me. Lui non era alla ricerca di una squadra dove dovesse solo guadagnare, ma lui era alla ricerca di una squadra giovane dalla quale potesse imparare, migliorare, crescere, e queste sono le condizioni che ha trovato a Verona, questa è la ragione per la quale ha scelto Verona.